quanto saranno 200 millilitri, no, forse meno. Costa 30 euro spedito a casa, costicchia. Però ti dura una vita, nel senso che non è che ci devi buttare sopra i tagli, ne basta un po'. E lo fai aderire, cioè sui due tubi che tu accoppi, no? Si usa appunto sull'accoppiamento tubi, no? Tu lo metti sul tubo interno, ne metti un po' con delle strisce, no? Calcoli quanto devi inserire nel tubo e il gioco è fatto, e dopodiché metti la fascetta o la vite. Nastri con le giunzioni, ebbene io altra cosa che ho acquistato un buon termo. L'autoglomerante della 3M di marca, quindi non marcasce, ho preso l'autoglomerante della 3M e tutte le giunzioni sono tutte isolate così, più ulteriore lastrata sopra di lastro isolante di buona qualità. Ecco, guarda, più sicuro di così non ce n'è, ecco, quello è importante per le infiltrazioni d'acqua. E facendo così i tuoi tubi sono eterni, perché lì stai tranquillo, quando li disfili fuori li trovi come nuovi. Leggi i commenti su Arifidenza e vedrai che tutti quelli che l'hanno utilizzato ne sono soddisfatti. Fatta lunga ancora per te, IZ2X3 con India, K2SP Mobile 2. Sì, molto bene Fabio, allora sto guardando adesso, ho aperto un po' di paginette e su questo prodotto dicono tante cose. Una delle raccomandazioni che mi è passata direttamente all'occhio è quella di usarne poca, perché deve essere un coso che sporca moltissimo. C'è un altro dispositivo così che risponde al blog relativo al parere su questo prodotto, che dice che lo usa in maniera limitata sui filetti, nel in alternativa ci sarebbe anche ingresso al rame e porta una filetta, poi andrò a vedere anche quella roba di cui si tratta, se utilizzare, se c'è un'alternativa si può usare uno o l'altro. Adesso andrò a vedere un po' tutte quante, perché le cose le dico tanto, c'è un certo tipo, messaggi sono 60 messaggi, cazzo. E beh, insomma, non c'è da leggere con questo prodotto così. E allora, io ho la necessità di metterlo comunque, o uno o l'altro, perché l'ultima volta che ho montato, che ho sezionato l'antenna per pulire tutti gli immersi del tubo, ho notato uno sfarinamento del biancastro e tra l'altro anche piuttosto sporchevole, che si attacca dal tubo, che si attacca alle dita, lasciando una sensazione di secco alle dita, una brutta sensazione tra l'altro. E credo che sia un ossido per fare lì. Insomma, è chiaro che se si aumenta la conducibilità e il contatto, tra l'altro con un prodotto che mi sembra di capire che sia anche idrorepellente, questo sicuramente è un grandissimo vantaggio. Io ritengo che questo ossido sia di formi per via delle infiltrazioni di acqua, sostanzialmente. Stagna in quella posizione lì, poi il passaggio o comunque l'oscillazione del metallo con il tempo tocca e non tocca, si muove, fa sfregolamenti vari e quindi a un certo punto fa questa specie di ossido, che tra l'altro ho scoperto essere isolante questo ossido, quindi non va sicuramente bene, perché questa diventa una cosa necessaria da fare per me, anzi sta perfettamente tra le priorità, che è quella di utilizzare questo prodotto, o il filtro, sì, lo chiama proprio filtro, questo qua, e che è veramente brutto come nome, e poi c'è questo Now Lock. Credo che siano dei prodotti abbastanza simili. Dunque, cosa dice? Immagino in grafite siano, allora dice, bene, ci vedo anche male, siano bloccati, scusate, allora dice, non so qual è, cos'è il Now Lock, ma è un ottimo prodotto dopo il Filetrox, entrambi ampiamente utilizzati dagli attivisti. E quindi c'è proprio un utilizzo specifico di questi due prodotti. Adesso vado a fondo, quindi cerco di capire qual è il prodotto migliore per ottimizzare l'antenna. È chiaro che se poi
emetti anche il nastro adesivo, emetti anche il termoestraibile e sicuramente il vantaggio c'è anche in questo tipo di trattamento. Per cui sarà una delle prossime cose che farò all'antenna, perché così come messa qualche problemino può darlo, perlomeno ho già verificato e già osservato cose di questo genere, per cui è meglio se c'è la possibilità di risolvere. SOB Italia 2 X-Ray Golf, anche tuo Fabio.